La cosa divertente è il risultato che abbiamo ottenuto al concorso della polpetta d'oro. Una giuria di professionisti esamina una serie di polpette cucinate. Alla manifestazione hanno partecipato in 50. Tutti hanno presentato una polpetta di carne. Io sono arrivato con una polpetta di carne vegetariana. Quando si sono accorti che rappresentavo una macelleria vegetariana, sono stati presi dal panico. Ma come, una polpetta vegetariana finalista in un concorso di carne? Sono arrivato terzo. Terzo con una polpetta senza carne. Sei giurati non sono nemmeno riusciti a distinguerla dalle altre. Senza dubbio abbiamo fatto una notevole impresa. L'agricoltore olandese si sta battendo per conciliare il piacere di mangiare carne con la salvaguardia delle risorse. Ha avuto un'idea geniale, la carne senza carne. 8 anni fa ho iniziato a produrre del lupino, un legume che contiene molte proteine e produce una granella molto ricca di fibre. Per darvi un'idea, contiene il 30% in più di proteine della carne. La macelleria vegetariana rende tutto molto più logico, perché toglie l'animale dalla catena alimentare. Di solito nutriamo le bestie con fave e cereali, un sistema che causa un notevole spreco. La carne prodotta da un animale rappresenta solo il 30% dei cereali utilizzati per nutrirlo. Io invece produco la carne direttamente a partire dalla granella di lupino, con un rendimento di gran lunga superiore. Per creare la carne vegetale, il singolare macellaio ha chiesto aiuto agli specialisti dell'alimentazione dell'Università di Wageningen. Nel centro specializzato è stata messa a punto una tecnica innovativa che trasforma la soia e il lupino in un petto di pollo o in una bistecca. La cosa più difficile è ottenere la stessa consistenza e lo stesso gusto del prodotto animale. Perché in fondo è questa l'essenza della carne. Solo una combinazione azzeccata crea un prodotto di successo. Si immagina un procedimento altamente tecnologico e complesso, in realtà non lo è. Le proteine vegetali vengono miscelate in un apposito apparecchio con dell'acqua. Si alza la temperatura e si aumenta la pressione per amalgamare l'impasto. Poi, grazie allo sfregamento, si ottiene questa sostanza fibrosa. La pasta ha la stessa consistenza del pollo, ma a questo stadio è difficile immaginare che possa essere servita in tavola. Tuttavia, in Olanda la carne vegetale comincia a convincere anche i buongustai più scettici. L'Aia, il negozio di Jaap, si trova in centro città. A prima vista è identico a una macelleria tradizionale. Paul Bom, il capocuoco, elabora inedite ricette, da colore, consistenza e sapore ai nuovi alimenti. Questo è un concept store, cioè un punto di vendita per far conoscere il nostro prodotto a nuovi clienti. Ma è soprattutto un laboratorio dove inventiamo e fabbrichiamo le pietanze. Pronto per la degustazione? Niente male. Sì, ma si sente ancora il gusto dei semi, è troppo vegetariano. Il colore poi non è molto bello. Problema facile da risolvere. Deze kleur vind ik niet heel mooi. Dat is makkelijk op te lossen. Ja, dat is ook zo. Leuk verhaal is dat ik La cosa divertente è il risultato che abbiamo ottenuto al concorso della polpetta d'oro. Una giuria di professionisti esamina una serie di polpette cucinate. Alla manifestazione hanno partecipato in 50. Tutti hanno presentato una polpetta di carne. Io sono arrivato con una polpetta di carne vegetariana. Quando si sono accorti che rappresentavo una macelleria vegetariana, sono stati presi dal panico. Ma come, una polpetta vegetariana finalista in un concorso di carne? Sono arrivato terzo. Terzo con una polpetta senza carne. Sei giurati non sono nemmeno riusciti a distinguerla dalle altre. Senza dubbio abbiamo fatto una notevole impressione. Adesso possiamo chiederci perché mai dovremmo continuare a mangiare carne. Con la carne a base di legumi, Jaap non ha creato soltanto un nuovo prodotto, ma ha dato vigore a una tendenza globale. La produzione mondiale di proteine vegetali è in piena espansione.
La gente comincia a capire che il consumo di carne è eccessivo e alcuni cuochi di fama internazionale si stanno adeguando.